Superare pregiudizi e barriere culturali e accogliere i migranti nelle proprie abitazioni per consentire loro di costruirsi una vita normale. Non è utopia, è un progetto concreto partito dal Comune di Torino per i rifugiati e che la Caritas ha iniziato a diffondere coinvolgendo 13 realtà dove sono stati accolti 32 stranieri. In un caso è stata accolta un'intera famiglia e mentre il rifugiato ha trovato lavoro, il capofamiglia lo ha perso, così si sono aiutati a vicenda. Il progetto si chiama Rifugiato a casa mia ed è stato presentato al centro Il Samaritano di Via Giordani. Il progetto consiste nell'accogliere in famiglia dei titolari di protezione internazionale, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria, al termine del periodo di accoglienza nei centri più istituzionali, per cui vuole essere quell'ultimo aiuto in vista della piena autonomia delle persone. Innanzitutto vorremmo presentarlo bene, partire dal fatto che queste persone che sono obbligate a venire in Italia e che escono da progetti di assistenza possono loro stessi diventare protagonisti del loro inserimento attraverso appunto un'opportunità che può essere data, che è l'accoglienza in una famiglia normale, dove ci sono dei problemi normali e dove questa persona si può sentire accolta, ma può attivare per un discorso appunto di pari dignità delle energie che ha dentro di sé e può essere appunto anche una risorsa all'interno della famiglia e della comunità. È attuabile sul comune di Piacenza dal suo punto di vista? Ma il sindaco crede di sì. E quindi tendenzialmente sono in linea con quello che il sindaco pensa su queste cose. Io credo, e oggi ne abbiamo avuto la prova, che sia un tipo di progetto che calza moltissimo sulla dimensione di Caritas, quindi su anche un contesto pastorale fatto di famiglie che hanno già una forte predisposizione a dei valori cristiani e di accoglienza cristiana. A livello, diciamo, un po' più laico, ragionando sull'intera città, vedo qualche difficoltà in più. I rifugiati seguiti dai progetti comunali al momento sono 60, mentre un centinaio sono i profughi arrivati con l'operazione Mare Nostrum negli ultimi mesi. Oltre un centinaio i minori stranieri non accompagnati in carico ai servizi sociali del Comune di Piacenza.